due pari. Dennis, palla che tocca il nastro e diventa ingestibile per Juan Corena. Ace per Dennis. Siamo vicini ai 5.000 spettatori al Pala Casa Modena. Pubblico veramente delle grandissime occasioni. Di nuovo Dennis. Altra chance per l'Italo cubano. Ancora palla che tocca il nastro e ancora ace per Dennis. Non crede ai suoi occhi Stoicev. Qui ha sperato che la palla uscisse, Bari. Vediamo. Beh, dentro nettamente. Sì, palla in campo. Un po' di fortuna per... Bisogna cercarsela. Anche il Dennis. Ah, sì. La suerte aiuta all'Os Valientes. Perché... Terzo ace per Angel Dennis. 5-2, tripletta di Dennis. La fortuna è quando la capacità incontra l'opportunità, no? E vabbè, così mi distruggi. No, cioè io la citazione spagnola. E vabbè, io in spagnolo non lo so dire, la capacità adesso. No, perché batteva Dennis, mica peraltro. Ma è spagnolo il cubano, no? È una, sì. Forma, sì, più o meno. Dialetto. Ancora Dennis, quarto ace per Dennis. Che cosa sta facendo anche il Dennis? La sta vincendo da solo, almeno sta vincendo questo. Devo dire terzo che set da solo. Gliel'avevo chiamato prima nel cambio, diciamo, di campo. Ho detto, guarda che anche un giocatore che può essere decisivo dai 9 metri ha qualità per fare la differenza. Tutti in piedi al Pala Casa Modena, che è diventato una bolgia. Un girone dantesco. Con forti tinte di giallo. Time out Stoicev con i giocatori, certo, che non hanno un bello sguardo, no, per te. No, anche perché Alessandro hanno preso ace tutti, tre dietro, cioè, uno tra Juan Torena e l'altro, uno Bari e uno Kaczynski. Adesso sai, l'adattamento è un pochino complicato, che si può scegliere di dire ok, copriamo di più da una parte, copriamo più dall'altra, però in, sai, questo caso una volta incassati i primi due ace un po' sporchi si è abbassata anche la tensione. Io sto cercando, Fefe, di guardare un po' le facce dei giocatori di Trento, di interpretare il linguaggio del corpo, la mimica facciale, per vedere se c'è ancora vita sul pianeta Trento per questa partita, che è tutta in salita per la squadra campione d'Europa e del mondo. Dennis dopo il time out. Dennis, sono 5 ace di fila, siamo credo vicini alla record. Kaczynski non la tiene, però devo dire che anche Kaczynski sta lavorando col bagger a dare dei colpi esterni, sta giocando a racchettoni. Spento lo sguardo di Matej Kaczynski, che torna in panchina, lascia campo a Dore della Lunga. 7-2, 2-7-0 Modena. Ancora Dennis, stavolta risponde presente Bari. Della Lunga sul muro, la tiene Bruno, palleggia Mania per Dennis, senza muro Dennis, non mura Birarelli, se ne va Della Lunga. Dennis dice grazie. 8-2 al time out tecnico e avanti nettamente Casa Modena. Siamo ansiosi di ascoltare la panchina di Trento per vedere come cercherà di ricaricare la sua squadra da Dustin Stoicev. Sentiamo. L'unica cosa adesso è non fare le brutte figure, rimaniamo uniti e giochiamo la nostra pallavolo senza guardare i risultati. Possiamo fare anche noi, ragazzi, possiamo farcela, dai. Andiamo in battitori. Beh, chiaro che qui un allenatore comincia a dire delle cose tecniche, ce ne sarebbero da dire 100.000, no? E deve puntare sulla capacità adesso dei giocatori di reagire a questa grande difficoltà. Devo dire che le partite si possono cambiare, le situazioni possono cambiare, ma in questo momento la difficoltà di Trento è quella di dover cambiare tutti e sei contemporaneamente, tutti e sei i giocatori che stanno lì devono fare adesso una cosa in più. Certo che l'ambiente, le capacità di Modena in questo match non aiutano la squadra di Stoicev. 8-2 dopo il time out tecnico. Angel Dennis, forza ancora Dennis. Rafael, fallo, palleggio di Rafael, che ne aveva perdonato uno nel secondo set, questa volta
qua da terra ha provato a palleggiare. Adesso diventa veramente complicato. Ha esagerato Rafael, doveva andare col bagger qua. Ah, si può avere delle buone mani. E lui ce l'ha, il momento non è dei migliori. E se una cosa può andare sbagliata, in certi momenti sicuramente va storta. La legge di Murphy applicata a questo frangente del playoff della Sustainium Serie 1, serie tra Trento e Modena, con Dennis che ormai ha una lunga permanenza. Un assolo. Sulla linea dei 9 metri. Ancora Dennis! Sesto ace nel turno in battuta complessivamente per Dennis. 6 ace e Fefe fa 10 ace a 0 nella partita. Cosa che non ti aspetti. Come dire, chi di battuta ferisce, di battuta perisce. Con il servizio Trento aveva vinto gara 1 scardinando la ricezione di Modena e adesso sta subendo la reazione di Modena proprio col servizio. Adesso ci resta che guardare perché dobbiamo vedere dove vuole arrivare. Questa è la piazza, riceve dalla lunga, attacco di Sokolov, difesa di Casoli, primo tempo di Coistra fermato da Pirarelli, di nuovo Bruno, di nuovo Coistra, è uno show per casa Modena, 11-2, punizione durissima per l'Itas. Sì, non c'è veramente partita. Adesso un cambio, fuori anche Juan Torena, dentro Valentin Bratoev, segnale di resa inequivocabile per Radostin Stoichev. Ma d'altronde che deve fare qualcosa per rimestare questa situazione, non può tenere in campo giocatori che stanno subendo in questa fase, quantomeno gli dà un turno di riposo. Certo, il povero Bratoev. Dennis per il settimo ace, gli spinaci come braccio di ferro. Ha mangiato gli spinaci, signor. No, ha mangiato il suo piatto preferito, riso. La fagiolata. Esatto. Vedi che ha furia di girare il mondo. 12-2. Qual è questo settimo ace? Il settimo ace nel turno non di battuta. Non consecutivo, purtroppo, ma comunque credo che sia anche un record questo qui. Ancora Dennis, sbaglia. Tutti in piedi per applaudire anche il Dennis.